Declassamento di Sulmona ed esclusione di Lanciano e Vasto dai poli di attrazione, ed esclusione del Gran Sasso, Monti della Laga, Valle Peligna e Valle del Sagittario, di queste aree appunto da quelle della macro area. È quello che ha stabilito la giunta regionale con una delibera del 14 aprile scorso, che viene contestata dal gruppo consigliare di Forza Italia. Noi siamo con Mauro Febbo, presidente della commissione regionale di vigilanza. Ma che cosa significa questo provvedimento della giunta? Significa che questa giunta lavora in maniera raffazzonata, si approva dei documenti non condivisi sul territorio, su cui manca l'interesse dei portatori di interesse e degli amministratori locali di quei territori che giustifichino questo tipo di intervento. Significa andare a incidere su una strategia comunitaria, magari non solo di questa programmazione ma anche della prossima, escludendo interi territori che invece meritano particolare attenzione, soprattutto quei territori che in questo momento stanno già da diverso tempo subendo una serie di atti che dimostrano un certo disinteresse per quei territori. Penso alla città di Sulmona, dove viene tolto il punto nascita, dove si va a fare la sceneggiata di voler realizzare un ospedale, così come su Lanciano e su Vasto, ma poi non si va a Roma a sottoscrivere l'atto definitivo per l'assegnazione dei famosi fondi dell'articolo 20, perché si vuole realizzare un ospedale a Chieti, ma non è vero che si vuole realizzare a Chieti, si vuole realizzare nella famosa striscia di Gaza, cioè a San Giovanni di Latino, a San Buceto, perché la strategia politica è quella. Si parla di mobilità del ferro e si tengono escluse le tre città che hanno delle stazioni che invece rientrano all'interno di quella visione strategica che dà il piano nazionale. Quindi credo che questi sono veramente atti che devono essere discussi sul territorio, e soprattutto il territorio deve capire qual è la strategia con cui questo governo regionale vuol portare avanti. Si può essere anche d'accordo con questa strategia, ma lo devono dire chiaramente, lo devono dire soprattutto a quei territori. Alla presentazione di questa mattina anche i rappresentanti dei comuni interessati da questo provvedimento della giunta. Con noi c'è Tonia Paolucci, consigliere comunale di opposizione di centrodestra al comune di Lanciano. Che cosa significa questo provvedimento dell'amministrazione regionale? Significa un grande colpo per Lanciano, soprattutto perché è stata declassata come territorio, e quindi di conseguenza un depauperamento in termini di servizi, cosa che invece l'amministrazione comunale vanta di dover alimentare all'interno del territorio di Lanciano. Infatti anche la presenza ultimamente di molti esponenti dell'attuale amministrazione di centrosinistra in regione sono venuti a Lanciano a decantare le lodi proprio di nuovi servizi che verranno attivati alle città per quanto riguarda l'ospedale, per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda le scuole, cose che invece questa mattina abbiamo visto l'esatto contrario. Quindi c'è molta contraddittorietà tra quello che c'è in città, tra quello che viene detto dall'amministrazione, e quello che invece questa mattina oggi abbiamo visto qui in regione.